Ciao a tutti e benvenuti su Magic of Lotus. Questo sarà un video breve per dire cosa ne pensiamo di Alchemy, visto che comunque ce l'avete chiesto nei commenti e ci avete chiesto se ne avessimo parlato. Sì, avevamo aspettato perché volevo, diciamo, perché mi aspettavo che la Wizard facesse qualcosa, perché per come è uscito Alchemy è un po' uno schifo. Ma a breve capirete cosa intendo dire. Quindi mi aspettavo che la Wizard facesse qualcosa. Magari quando esce il video effettivamente avranno fatto qualcosa. In tal caso, boh, cancellate quello che sto per dire, meglio. Se no, però penso non cambino. È un po' un pasticcio. Allora, cominciamo a capire cos'è Alchemy, perché magari non tutti giocano Arena, ci giocano poco, fanno altro, insomma, esce talmente tanta roba di Magic ormai che è impossibile starci dietro. Allora, Alchemy è un set, un modo di giocare, anzi, un formato, non ce la posso fare a parlare, nuovo. Digitale. Allora, sostanzialmente si propone di essere uno standard solo digital. Quindi introduce delle carte che ruoteranno perché sono standard. Infatti adesso siamo Alchemy Innistrad. Infatti molte hanno il flavor di Innistrad. Con effetti che sono praticamente disponibili solo in digitale, per ovvie ragioni, perché in real sarebbero troppo complicati da fare. Come generare carte proprio non token di qualcosa, ma generare proprio una carta. O come questa qua che tiene conto di cosa ha pescato l'avversario ogni turno. In real sono effetti che rendono il gioco davvero poco destro, nel senso ci va troppo per tenere traccia di tutto quanto. Allora, il set in sé come idea non è male. Nel senso che ogni nuovo formato di Magic. Partiamo parlando, diciamo, per assurdo. Se ogni giorno inventassimo un formato nuovo di Magic, non sarebbe un male. Mal che vada, quel formato muore. Quindi, ogni anno creiamo 365 nuovi formati. E chi se ne frega? Cioè, di questi qua ne sopravvivono 3. E va bene. Perché tanto ogni nuovo formato è semplicemente un nuovo modo per giocare a Magic e utilizzare le carte. Quindi dà vita a nuove strategie, fa sì che altre strategie che magari sono rimaste lì in sordina, non utilizzate, diventino forti, nuovi metagame, nuovi modi di interagire fra loro le carte. Magari qualcuno trova il mazzo che adora, il formato che adora. Quindi non è mai un male creare nuovi formati. Quindi l'idea di base di creare formati solo digitali su Arena è una bella cosa. Tra l'altro, piccolo momento di bragging del canale, nel senso di che ci vantiamo, poi basta, perché bisogna rimanere umili. Noi quando all'inizio, ma parlo dei primi video, avevamo parlato del Historic e del Pioneer, la gente diceva, ma cosa cambia, cosa faranno, cosa faranno. Poi ho detto, sì, probabilmente, però ragazzi, soprattutto visto che hanno introdotto Mirror Mirror, che era un evento che nerfava le carte quest'estate, mi ha detto, secondo noi fanno il formato solo digitale su Arena. E infatti adesso hanno fatto le carte solo digitali su Arena. Ma aveva senso farlo, perché sennò non, Historic appunto perdeva di senso rispetto al Pioneer. Era lo stesso formato con delle carte in più, perché le hanno introdotte con i set strani, tipo quello che aveva introdotto Talia, Maestro on Pulse, Cavaliere Reliquiario e così via. Con le antologie, ecco come si chiamavano. Allora, ripeto, di per sé non è male, è un nuovo modo di giocare. Ci sta anche perché Arena è una piattaforma digitale. Ci sta che abbia un formato solo digitale, perché e sarebbe stupido non sfruttare il fatto di avere un Magic digitale graficamente bello. Tra l'altro, ci penserei anche magari a metterlo su Magic Online. Non sarebbe così male, visto che anche lì è un Magic Online. Però, vabbè, deciderà la Wizard. Quindi, per l'ultima volta, ripeto, aggiungere formati non è mai male. Mal che vada, appunto, ripeto, il formato muore. Mi faccio un esempio di un formato che è nato, che è morto, Time Leaders. Time Leaders era un commander che praticamente tutto doveva costare massimo 3 mana e si giocava a 60 carte, singleton. È morto lì. Però era un bel modo per giocare. Allora, però cosa c'è che non va? Ciò che non va non è il fatto di introdurre nuovi formati, ma come questi formati vengono introdotti. Come è stato introdotto Magic Alchemy è bruttissimo.
molteplici fattori. 1. Gran parte delle carte belle di Alchemy, tra l'altro togliamo quelle di Arena, che non servono. Allora, gran parte delle carte di Alchemy del set sono rare o mitiche, quindi consumano le wildcards. E già gli dici, che cazzo, perché devo consumare altre carte, che cavolo, cioè mi chiedi sempre di spendere più soldi anziché darmi qualcosa. E in più c'è anche, oltre al danno, c'è pure la beffa. Le carte dello standard, alcune le hanno nerfate, tipo la Luminarca, che adesso potenzia solo più in hand e non in combat, e altre carte. Queste carte nerfate, visto che lo standard normale non è stato impattato, perché ora c'è standard normale con le carte come se fosse cartaceo, e Alchemy, non è stato ridata indietro la wildcard. E voi dite, vabbè, ma tanto se tu giochi su standard e hai questa carta, ti rimane così, perché appunto hai l'effetto doppio, in base a cosa, nel senso, in base a se tu hai 4 di questa carta, tu giochi standard, ha l'effetto normale cartaceo, se giochi Alchemy, ha l'effetto di Alchemy. Però c'è un altro piccolo dettaglio, c'è un altro formato digitale, non è solo Alchemy. Alchemy è il secondo formato digitale, il primo formato digitale è Historic, perché se vi ricordate hanno introdotto delle carte già solo digitale. Questi nerf qua si applicano anche in Historic. Quindi tu mi hai nerfato una carta in Historic, che, per dire, io me ne sono craftato 4 per perché la gioco, mi piace, la voglio giocare, la gioco nel mio mazzo principale di Historic, ma tu non mi dai indietro le wildcards, non mi hai dato indietro le 4 carte rare, anche se me l'hai nerfata, e questo non è affatto giusto. Io pensavo che la Wizard si accorgesse di questa cosa e sinceramente ridesse indietro queste carte. Perché scusami, io magari tutte queste carte qua le ho craftate pensando che cavolo, io le gioco in Historic perché mi piace un mazzo che ha queste carte qua e sono forti, le voglio. Invece adesso ho le carte nerfate, non posso giocarle, devo trovare i sostituti. Quali sostituti metto? Ho carte vecchie che non ho craftato e quindi altre wildcards che butto, o delle carte che hanno messo in Alchemy, come per esempio questo, magari un drop a 2 che devo trovare in GV Mania al posto di questo. Cosa metto? Magari metto questo capitano qua e giù di craftare altre mitiche, o magari metto l'Expedition Supplier, che anche perché è un drop a 3 ma è decente, dici boh, magari metto questo, metto il Sea Guardian Evangel, ma sono tutte tante carte rare o mitiche, quindi mi stai obbligando a buttare altre carte, altre risorse, e questo è davvero molto molto ingiusto. Quindi succo, Alchemy, cosa ne pensiamo? Ci piace perché è un nuovo modo di giocare a Magic, e tutti i nuovi modi di giocare a Magic ci piacciono, perché fanno sì che il gioco rimanga vivo, continui a evolversi, continui a creare idee, continui a creare cose, che è una cosa importantissima, ragazzi, perché se no, ripeto, il gioco muore. La competizione è alta, gli zoomer sono tirati da tutte le parti, perché c'è il gioco di carte di LOL, c'è Hearthstone, c'è Pokémon, c'è Yu-Gi-Oh!, c'è mio nonno, c'è tutto. Quindi, è compagnia cantante, devo dirlo ogni video, scusate, un giorno capirete perché. E quindi, non, se il gioco non si evolve, muore. Se non continua a avere nuove idee, nuovi getti, nuovi cose che danno linfa, gettiti di new players. Però così no. C'è davvero questa gestione dell'economia pessima. Quindi ragazzi, se siete offesi per Alchemy, potete dire non mi piace il formato, che ci sta perché è un'opinione, ma non dite che è perché per via dell'economia di Arena, perché non c'entra niente col formato, quello è come è stato implementato. Quindi ci sta che il formato possa non piacere e non vogliate giocarci, però considerate che non è colpa del formato in sé che c'è questa cosa, ma è colpa di come la Wizard l'ha gestito. Perché questa cosa poteva essere gestita tranquillamente come noi facciamo Alchemy, ma vi ridiamo indietro le carte perché le abbiamo nerfate, o non facciamo tutte le carte di Alchemy che sono rare o mitiche. Perché comunque le uncommon sì, perché ce n'è qualcuna, le comuni praticamente non c'è niente, sono tutte rare o mitiche, e le comuni che si trovano aprendo i pacchi sono quelle di Crimson Vow, quindi c'è doppia ladrata perché è un set che già ho aperto. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti voi di Alchemy, se vi piace, se state giocando, come lo trovate, se vi piace l'idea o non vi piace.
E niente, alla prossima.